No, ancora non è iniziata, ancora no. Adesso sei Sono di in nuovo onda? in video anche tu? Sì, Cioè, ma adesso ci sei anche tu, ma non è invece andato in trasmissione ancora. non ancora? No, è come mi dice sempre questo evento dal video, inizierà al momento. Hai incollato la URL anche sulla chat? Sì. Perché non ho visto neanche in chat, non c'è ancora stata la URL. Ma se tu dai il play, non c'è un play lì sul chat, non c'è un play? Che Aspetta, dice? ma è già in play. Io adesso posso premere la pausa e il play. Ah, Mi no, dice no, ancora no, l'evento. sei già in play. No, è strano che non sia già partito. Però io non ho visto in chat, mentre l'altra volta avevo visto in chat comunque comparire la URL Adesso YouTube. provo, vediamo. Vediamo. Eccolo, Partito? eccoci, ci siamo. Come va? Sì, dovrebbe essere partito. Dovremmo quindi essere, ecco, adesso sono anche nella finestra grande e quindi direi che dovremmo esserci. Mentre aspettiamo ancora, adesso sono esattamente le 7, quindi abbiamo iniziato proprio con puntualità assolutamente teutonica, ma mentre aspettiamo forse i 3-4 minuti di intervallo, intanto possiamo giocherellare un pochino. Qui vedete anche Francesco, così vi saluta anche lui. Magari se mi date anche conferma in chat Pronto? che Pronto? Mi ecco. sentite? Mi sentite? Mi vedete? Funziona? Sì, ti sentiamo, ti vediamo. Sentiamo anche una conferma via chat che sentano i partecipanti. Arriva da Renata, tutto ok, perfetto. Possiamo anche partire con gli effetti speciali e provare ad aggiungere il titolo. Anzi, adesso aggiungiamo anche mentre aspettiamo gli ultimi 2 minuti, in modo da cominciare con un paio di minuti di ritardo, sempre accademici. Io aggiungo anche l'università. Stiamo sperimentando le caratteristiche di questo sistema di cui adesso vi dirò due parole in apertura della conversazione. Bene, possiamo direi a questo punto cominciare. Credo che in questo caso la registrazione dipenda da Francesco. Ah no, è Sì, automatica su infatti. YouTube. Non so se la devi però avviare tu sull'Hangout. In realtà l'ho già avviata, quindi dovremmo togliere un po' queste cose. Ah, vabbè, ma anche se ci sono in registrazione i saluti iniziali, non c'è niente di male. Benissimo, allora direi che possiamo a questo punto cominciare. Vedo che ci stanno ancora alcune persone che ci stanno raggiungendo. Due parole sul meccanismo che stiamo usando oggi. Vi ricordate che nella prima chiacchierata dell'anno avevamo avvertito che avremmo fatto durante l'anno un po' di esperimenti anche su metodologie e sistemi diversi, anche per queste stesse chiacchierate. E questo credo che corrisponda all'idea di sperimentare anche strumenti nuovi e soprattutto di sperimentare strumenti che possano essere usati in maniera facile e quindi esperienze replicabili anche da parte vostra. In questo caso stiamo utilizzando Google Hangout, il Hangout di Google.
che praticamente è il meccanismo di video chat di Google, Google Hangout, e Google Hangout consente anche la ritrasmissione in diretta via YouTube. Nel momento in cui si attiva un Hangout di Google, è possibile indicare, selezionare l'opzione per avere la trasmissione in diretta via YouTube. Naturalmente bisogna disporre anche di un account su YouTube. Però YouTube e Google adesso sono, come sapete, Google ha comprato alcuni anni fa YouTube, quindi la cosa è molto diretta, molto immediata. Francesco aveva già preparato per noi questa meravigliosa chat integrata al Moodle, uno dei potenziamenti. Noi abbiamo un Moodle con gli steroidi grazie al lavoro di Francesco, e il Moodle di Francesco consentiva già di aggiungere un video YouTube alla chat. L'idea era quella di aggiungerla come una forma di sottofondo per video musicali, era stato pensato con una funzione inizialmente abbastanza ludica, ma invece in questo caso funziona anche per creare praticamente a costo zero una vera e propria aula virtuale con chat, con diretta audio della conferenza, e come vedete adesso ci siamo io e Francesco, ma l'hangout di Google supporta fino a 6 partecipanti, se non sbaglio, quindi è possibile anche avere delle vere e proprie conferenze. In effetti ho visto che è un sistema che comincia a essere utilizzata, è un sistema che comincia a essere utilizzato anche per l'organizzazione di vere e proprie conferenze online. Per esempio la CIEL, la Società Italiana di E-Learning, organizza, usando Google Hangout e il meccanismo dello streaming via YouTube, organizza già degli incontri, delle conferenze, e ho visto che non è la sola, insomma, è un sistema che comincia a essere utilizzato anche dal Movimento 5 Stelle. Sì, infatti, gli hangout di Google cominciano a essere utilizzati. Bene, noi l'abbiamo infilato nella chat interna del Master, e quindi se ci fossero problemi di qualche genere, naturalmente fatecelo sapere. E la conferenza, diciamo, la lezione, l'intervento di oggi è legato al web 2.0 e oltre il web 2.0. È un intervento che è destinato in primo luogo specificamente ai corsisti di secondo anno, che stanno iniziando il secondo anno anche con degli approfondimenti specifici sul web 2.0, ma è naturalmente aperto anche ai corsisti di primo anno, perché non ha particolari prerequisiti tecnici. Io il tema su cui volevo un momentino soffermarmi questa sera è proprio la questione di cosa succede dopo il web 2.0, e per toccare questo tema, che è un tema che è comparso anche nelle discussioni del forum del corso, per toccare questo tema forse la prima cosa da dire è che, come sapete, lo stesso concetto di web 2.0 è un concetto che non è che sia definito con assoluta precisione, è un concetto che ha una componente, se vogliamo, commerciale, in senso buono, in senso nobile, nel senso che è nato da una conferenza, è stato per prima cosa il titolo di una conferenza web 2.0, ed è stato il titolo di una conferenza che aveva tra i suoi motivi, tra le sue ragioni, la discussione su cosa stava succedendo del web dopo un periodo difficile, ma anche di estrema espansione, che era stato il periodo compreso più o meno tra il settembre del 2000 e la metà del 2001. Era un periodo in cui il web, la rete, erano in enorme espansione come numero di utenti, ma dal punto di vista strettamente commerciale c'era invece la cosiddetta crisi delle dot-com, cioè c'era stato lo scoppio in borsa delle valutazioni enormemente gonfiate di tutte le aziende che in qualche modo si collegavano al mondo di internet. Questo corrispondeva cioè a una fase in cui ci si rendeva conto che la scommessa
rappresentata dall'uso di internet e della rete a livello massiccio e globale era una scommessa vinta, ma non era ancora vinta, non era ancora chiara l'altra scommessa, cioè in che modo le aziende potevano fare soldi su questo, guadagnare, sopravvivere, quali potessero essere i modelli di business di questo internet in fortissima espansione, in cui però le aziende internet crollavano perché le valutazioni eccessive si sgonfiavano. Questo paradosso dell'espansione enorme di internet e del contemporaneo crollo delle quotazioni delle aziende, delle dot-com, delle aziende legate al mondo della rete, è un pochino il paradosso da cui era nata la prima conference su Web 2.0, il cui tema, il cui punto di discussione era quali sono i nuovi modelli di all'interno del web. Questa è l'origine, per così dire, commerciale, se vogliamo, del termine, ma contemporaneamente c'è invece una connotazione del termine Web 2.0 che è molto più ampia, che è la connotazione che noi siamo abituati adesso a considerare. Innanzitutto, cioè, un mix di diverse componenti. Innanzitutto l'esplosione dello user generated content, del contenuto generato dagli utenti. Il Web 2.0 è caratterizzato dal fatto che si sono moltiplicati gli strumenti che consentono ai singoli utenti di inserire facilmente contenuti in rete, e questi contenuti sono innanzitutto contenuti testuali. Pensiamo innanzitutto ai blog, che sono uno strumento ponte tra il Web 1 e il Web 2, ma poi dopo pensiamo a tutte le tipologie di social network. Pensiamo poi ai contenuti video. YouTube è uno dei siti cardine del Web 2.0, contenuti fotografici, da Flickr a Picasso, a tutti gli strumenti che consentono di inserire fotografie facilmente in rete, contenuti audio, quindi l'esplosione dello user generated content. Dal punto di vista tecnico, io ho sempre considerato il tratto distintivo particolare del Web 2.0 i feed RSS, cioè l'esistenza di uno strumento che rende possibile in maniera semplice, in maniera facile, far circolare informazione all'interno del web. Gli stessi social network si basano sull'uso dello strumento dei feed RSS. Se voi considerate la vostra pagina Facebook, credo che quasi tutti siamo su Facebook, la vostra pagina Facebook è un feed, un flusso dei vostri messaggi di stato, delle immagini che postate, e la pagina principale di Facebook che vedete quando entrate in Facebook è un'aggregazione dei flussi, dei feed, degli aggiornamenti di tutti i vostri amici. Da questo punto di vista, senza uno strumento come i feed RSS, senza uno strumento di scambio rapido e veloce di informazione ridotta all'osso, per così dire, cioè ridotta a testo, immagini, video, senza impaginazione, senza la componente di impaginazione, e che quindi è disponibile per essere riorganizzata, rimpaginata in forme diverse, in applicazioni diverse, non ci sarebbe il Web 2.0. Quindi feed RSS, abbiamo detto, user generated content, la moltiplicazione dei social network. Questi sono tre temi fondamentali intorno a cui ruota il Web 2.0. Ne avete visti nei materiali che vi abbiamo dati anche altri, per esempio l'uso di strumenti di interazione con le piattaforme web che si basano in molti casi sull'uso di Ajax, quindi di tecnologie specifiche per l'interazione del client che utilizzate, il browser, il programma di navigazione che utilizziamo come chat, con programmi e quindi con procedure che possono essere definite lato server e eseguite lato client, lato browser. Benissimo, questo ci dà un pochino un quadro del Web 2.0 e suggerisce anche una considerazione abbastanza immediata. Benissimo, tutte cose molto belle, sono cose che ormai abbiamo da 2, 3, 4 anni. Questo vuol dire che siamo arrivati al Web 2.0 e il Web 2.0 è in una fase di maturità della rete? Siamo arrivati al web maturo, che ormai è stabile? Io non credo che sia così, e quando ci poniamo il problema di cosa succede dopo il Web 2.0,
ecco che si affacciano tutta una serie di ipotesi e teorie diverse. Innanzitutto ci dovrebbe essere, c'è, quello che molti etichettano come web 3.0. Il web 3.0 sarebbe il web semantico. E adesso diremo qualcosa su cosa si intende per web semantico, cos'è questo web semantico. Diremo qualcosa anche qui di molto introduttivo, ma per cercare di dare un'idea. Ma c'è un problema. Cioè, mentre il web 2.0 è un insieme di strumenti, di cose abbastanza definito che abbiamo già con noi da parecchio tempo, noi abbiamo alcune applicazioni di web semantico, ma il web semantico è lontanissimo dall'essere uno strumento usato in maniera diffusa. Le isole di web semantico oggi in rete sono delle isole meravigliose e felici, ma delle isole estremamente limitate. E per quello che diremo tra poco sul web semantico, ci renderemo conto, credo, che questo è difficile che in pochissimo tempo, che in pochi anni, questa situazione possa cambiare radicalmente. Il web semantico è una bellissima aspettativa futura, ma è destinata a restare un'aspettativa futura ancora per parecchio tempo. E allora che cosa? C'è stato chi ha parlato, noi stessi abbiamo parlato, anch'io in tanti interventi, in tanti articoli, abbiamo parlato molto di una sorta di versione personalizzata del web semantico che è legato alle etichettature libere, al cosiddetto social tagging, cioè alla possibilità di assegnare all'informazione etichette in maniera sociale, in maniera condivisa. Quello che facciamo quando aggiungiamo un tag, per esempio, a una fotografia su Facebook, un nome, stiamo taggando quella fotografia con una chiave che aiuterà poi dopo a reperirla, aiuterà poi dopo a gestirla anche dal punto di vista semantico. Ma mentre è molto interessante la dialettica e il rapporto tra questo tipo di attribuzione di etichette semantiche, di etichette di classificazione direttamente da parte degli utenti, e invece l'attribuzione di categorie e classificazioni semantiche all'informazione da parte di chi la produce ed eventualmente da parte di professionisti della catalogazione e della gestione dell'informazione, questa dialettica è estremamente interessante, ne diremo qualcosa tra un secondo, anche in questo caso è molto difficile pensare che l'etichettatura sociale da sola sia uno strumento capace di far fare un effettivo salto di qualità al web. Entriamo allora un momentino nello specifico. Di cosa parliamo quando parliamo di web semantico, di semantic web? Voi sapete che di semantic web si parla ormai da qualche anno, sapete che Tim Berners-Lee, l'inventore del web, è stato una delle figure che più hanno lavorato sul concetto di web semantico, e la sua idea fondamentale qual era? L'idea fondamentale era quella di dire dobbiamo rendere più potenti gli strumenti che utilizziamo per processare l'informazione, e per farlo abbiamo bisogno di rendere più potenti, più descrittivi, gli strumenti che utilizziamo per classificare l'informazione che abbiamo messo in rete. Il web semantico, come dice un po' anche il nome, poi vedremo che è un nome che in realtà è superato, oggi si parla soprattutto di linked data, anziché usare l'etichetta web semantico, ma l'idea che c'è dietro il web semantico è quella di aggiungere meta informazione semantica all'informazione di base che circola in rete, di farlo in maniera organizzata, sistematica, utilizzando dei veri e propri standard di descrizione semantica, ma non tanto perché questa meta informazione semantica sia immediatamente utile a noi umani che questa informazione andiamo a usare e ricercare. L'idea è che questa metainformazione semantica, questa metainformazione descrittiva, sia utile in primo luogo ai programmi che devono essere il livello di intermedio di mediazione tra noi e l'informazione di primo livello.
Per capire meglio questo concetto possiamo fare un esempio pratico. Uno dei pochi settori del web che è stato, su cui le tecnologie del web semantico sono state sperimentate in maniera massiccia e con successo, è Wikipedia. Esiste una versione di Wikipedia, di Bipedia, una versione di Wikipedia che è categorizzata attraverso gli strumenti del web semantico. Ogni singola voce di Wikipedia in questa versione, tra virgolette, semantica, è organizzata per bene attraverso categorie e sottocategorie. Per cui, per esempio, se io ho una voce su una città, all'interno di questa voce sulla città io so già che esistono alcune sottocategorie che aiutano a specificare, ad aggiungere informazioni in maniera organizzata sulla città. Per esempio l'informazione sul numero di abitanti, per esempio l'informazione sull'estensione del comune, per esempio l'informazione sullo stato di appartenenza. Queste sono tutte informazioni che noi troviamo in qualunque voce di Wikipedia che riguarda una città e anziché trovarle in maniera così più o meno confusa, le troviamo in tutte le voci di Wikipedia che riguardano una città espresse esattamente nello stesso modo, incapsulate esattamente negli stessi marcatori e in questo modo queste informazioni sono immediatamente estraibili e riutilizzabili. Se noi abbiamo una scheda di Wikipedia su un paese, possiamo, diciamo, alcuni dati di standard di quel paese, come anche in questo caso il nome, la bandiera, l'estensione. La bandiera ci dice che questi dati ben organizzati, ben incapsulati, ben descritti semanticamente, non devono essere soltanto necessariamente dati verbali, dati linguistici, c'è in questo caso un'immagine, l'immagine della bandiera, la popolazione, alcune cariche, chi è in questo momento il presidente o il primo ministro di quel paese, queste informazioni sono date dentro le voci di Wikipedia sempre in maniera standard, incapsulate sempre nello stesso modo. E questo permette ad alcuni programmi, se qualcuno di voi ha un iPhone dalla versione 5 in poi, se non sbaglio, o se qualcuno di voi ha un Android dalla versione 4.1 in poi, in cui c'è Google Now, su iPhone c'è invece Siri, sono questi assistenti che usano delle tecnologie, assistenti vocali si chiamano, che usano delle tecnologie quasi di intelligenza artificiale per rispondere alle nostre domande, e noi sappiamo che possiamo chiedere a Siri o a Google Now all'interno dei dispositivi Android, possiamo chiedergli chi è il presidente chi è il presidente della Repubblica in Italia, o chi è il primo ministro tedesco, o chi è il segretario di Stato americano. E queste informazioni ci sono ridate immediatamente in maniera assolutamente inequivoca. Il programma Siri, Google Now, è capace di fare questo perché va a consultare la versione, tra virgolette, ben organizzata, semanticamente ben organizzata di Wikipedia e può recuperare queste informazioni e sa che può sempre recuperarle e può recuperarle in maniera standard. Qual è la lunghezza di un film? Anche in questo caso il programma sa che questa informazione è contenuta nella voce di Wikipedia che parla di quel film ed è contenuta sempre in maniera standard, incapsulata nello stesso modo e quindi è immediatamente riconoscibile. In una versione non organizzata di Wikipedia, io potrei pensare, per esempio, che in una volta mi capita di dire il film è lungo 187 minuti mettendo i numeri, e in un'altra volta mi può capitare di dire il film è lungo 2 ore. Usando quindi 120 minuti, usando un formato diverso, cioè dicendolo a parole e usando è lungo 2 ore. E naturalmente, se io avessi questi due modi diversi di esprimere la durata di un film, un programma non sarebbe mai in grado di estrarre in automatico da Wikipedia qual è la durata del film e usare questa informazione per rispondere a una mia domanda. La versione linked data di Wikipedia esprime sempre questi dati in maniera uniforme, nello stesso modo, e sa sempre che una delle caratteristiche di quel particolare tipo di informazione che è la voce relativa a un film
Ecco, questo tipo particolare di voce, che è una particolare categoria all'interno di Wikipedia, è sempre espressa nello stesso modo e contiene sempre, fra le altre cose, il titolo, il regista, l'anno di produzione, contiene sempre anche il dato sulla durata. E questo permette appunto di estrarlo automaticamente. Allora, il Semantic Web, o abbiamo detto Linked Data per dargli il nome che è oggi più di moda, è un meccanismo che si basa su una descrizione, organizzazione formalmente attenta dell'informazione, che è sempre accompagnata da metainformazione descrittiva ed è sempre accompagnata da metainformazione descrittiva espressa in forma standard. L'esempio che abbiamo fatto con Wikipedia ci dice che già oggi alcune isole della rete sono organizzate in maniera da utilizzare gli strumenti del Semantic Web, ma ci dice anche quanto sia complicato utilizzare gli strumenti del Semantic Web. Intanto io sbircio la chat in cui Francesco mi dà dell'Android, ma la lezione durerà effettivamente un'oretta. E naturalmente, se voi avete delle domande, degli interventi, usate tranquillamente la chat e io ogni tanto sbircio con l'occhio e posso cercare di rispondere per quello che posso. Dunque, il concetto, dicevo, è che alcune isole del web funzionano già con gli strumenti Linked Data, con gli strumenti del Semantic Web, e l'idea di sostituire il termine Linked Data sostanzialmente al termine Semantic Web, o meglio, di considerare l'architettura Linked Data come la realizzazione concreta dell'idea di Semantic Web, ci porta anche direttamente a questa idea di isole che progressivamente si allargano. Se voi andate a guardare, anche qui potete guardare su Wikipedia, potete cercare in rete, vedete che l'universo Linked Data è un universo rappresentato proprio attraverso isole collegate, progetti collegati, che sono i singoli progetti che cominciano ad utilizzare queste categorie, queste descrizioni semanticamente attente e corrette in maniera uniforme. Naturalmente ogni singolo progetto avrà bisogno delle sue ontologie, cioè delle sue categorie e sottocategorie da utilizzare, avrà bisogno dei suoi standard e dei suoi descrittori e quindi avrà bisogno normalmente di usare dei dialetti XML, delle applicazioni XML, perché questo è quello che si fa, che corrispondono all'ontologia particolare, alle particolari classificazioni che servono per quel determinato progetto. E l'espansione di Linked Data, per quanto rapida, è un'espansione isola per isola, cioè si dice benissimo, noi adesso facciamo per esempio un progetto di digitalizzazione dei manoscritti di questa biblioteca e questo progetto lo rendiamo conforme alle specifiche Linked Data utilizzando con attenzione, cura dei metadati descrittivi ben organizzati e ben specificati. E diventa un'isola aggiuntiva del progetto Linked Data. Ma generalizzare tutto questo è una cosa estremamente complicata, cioè passare dal web di oggi a un web che fosse completamente gestito in maniera semanticamente forte ed efficace è un compito che prenderà non anni ma decenni. Quindi noi possiamo dire sicuramente che Linked Data e il web semantico sono una parte del futuro del web e probabilmente diventeranno una parte del futuro del web man mano che cominceranno a comparire applicazioni che rendono più semplice, più immediato, più naturale lavorare con queste descrizioni semantiche. Ma difficilmente possiamo dire che il Semantic Web è the next big thing, la prossima grande cosa, la prossima. Il passo successivo del web rispetto al web 2.0, a meno di non pensare che appunto questo passo richiede molto, molto, molto tempo.
il gradino che separa il web 2.0, il web di oggi, da un web 3.0 che fosse completamente organizzato in maniera semanticamente robusta, è un gradino che è molto molto alto, diciamo, richiede sicuramente dei passaggi intermedi. L'etichettatura dal basso, il cosiddetto social tagging, che per molto tempo era stato, insomma, per un annetto era stato enormemente di moda, direi che si è un pochino sgonfiato negli ultimi mesi, perché si è visto che anche in questo caso funziona abbastanza bene in certi casi, ma non funziona necessariamente bene in molti altri casi. Funziona abbastanza bene in tutti i casi in cui c'è una forte spinta verso l'etichettatura sociale, perché è immediatamente utile utilizzarla per descrivere e recuperare informazione. Per esempio, l'etichettatura dei nomi in una fotografia. Questo è un meccanismo di social tagging che funziona molto bene, perché è immediatamente comprensibile, è immediatamente utile per me aggiungere i nomi delle persone che compaiono nella fotografia, e quindi è un meccanismo che può funzionare. È un meccanismo che sicuramente, in cui sicuramente il social tagging funziona bene. Ma in altre situazioni non funziona. Per esempio Amazon, che è stata una delle aziende che hanno sperimentato di più dal punto di vista dei meccanismi, delle possibili strade diverse per descrivere e migliorare le forme di accesso e di uso dell'informazione. Una pagina di Amazon è una vera e propria descrizione dello stato dell'arte in tutto quello che riguarda la descrizione e l'aggiunta di metainformazione, e ha provato per esempio ad aggiungere la possibilità per gli utenti di aggiungere le loro etichette ai libri. Qualcuno lo fa, ma la spinta ad aggiungere etichette descrittive aggiuntive ai libri di Amazon è molto molto minore della spinta che c'è ad aggiungere etichette che ci dicono quali sono le persone che compaiono in una fotografia, e quindi la gente semplicemente non lo fa, non aggiunge queste etichette. E poi abbiamo visto che quando si aggiungono etichette descrittive che possono essere di tipo molto diverso, finché dobbiamo aggiungere dei nomi a una fotografia, noi sappiamo come cosa aspettarci come etichetta, un nome. Nel momento in cui dobbiamo aggiungere invece delle descrizioni libere, l'esigenza in qualche modo di standardizzare appare subito, se vogliamo che quell'informazione sia utile. E allora vengono fuori delle vie di mezzo in cui le prime etichette inserite vengono poi suggerite come possibilità agli utenti che etichettano dopo, e si cerca in questo modo di raggiungere un consenso su delle forme standard per le etichette. Ma anche questa è una cosa non banale, non semplice, e soprattutto, ripeto, funziona soltanto quando c'è un interesse immediato a etichettare semanticamente l'informazione. E quindi, innanzitutto, il social tagging non è una vera e propria alternativa al semantic web, come lo si è presentato per un certo periodo, è semmai una possibile strada per cercare di semplificare l'etichettatura dell'informazione, che ha senso solo dove queste etichette possono essere effettivamente abbastanza standard e possono esserci delle procedure guidate che riescono a concretizzare un consenso intorno alla forma delle etichette. In altri termini, il social tagging si comincia a prefigurare sempre di più come un possibile strumento per aiutare il processo di semantizzazione, di aggiunta di informazione semantica al web, ma è un aiuto parziale che non permette di per sé o da solo di scalare quel gradino molto alto che porta al web 3.0, al web semantico. Dopodiché ci sono tante altre etichette che in qualche modo sono state utilizzate per parlare del futuro del web, per esempio appunto il web ubiquo, e siccome il numero 3.0 era già stato preso, si è parlato delle volte di web 4.0, o si è parlato addirittura di web 5.0, che è quello che mette insieme il 3.0 e il 2.0, cioè il web semantico e l'etichettatura sociale considerata come user generated content e quindi come di qualcosa legato strettamente al web 2.0. Ora, tutto questo uso di numeri 2.0 ormai è abbastanza definito, ma
3.0, 4.0, 5.0, in una situazione in cui il passo verso il semantic web, se consideriamo quello, il web 3.0, è comunque un passo complesso che ci impegnerà per moltissimo tempo, rischia di diventare un pochino fuorviante. Cioè, rischiamo di perdere lo sguardo su quello che concretamente sta succedendo in rete per andare a guardare le categorie che secondo noi saranno importanti in futuro. E quindi cerchiamo di provare a dare una risposta cambiando un pochino prospettiva. Se noi guardiamo oggi al web, qual è il tipo di sviluppo che concretamente sembra in qualche modo caratterizzare il web di oggi? Quali sono le applicazioni, le linee di tendenza che in qualche modo sembrano innovare di più rispetto al web 2.0? Forse se ci poniamo la domanda in questa forma, possiamo cercare di dare una risposta un po' diversa su qual è il passo successivo, su qual è la necessità successiva su cui lavorare. E la mia impressione è che il primo bisogno che abbiamo oggi è un bisogno, diciamo, di complessità, di organizzazione complessa di informazioni che sono ancora organizzate in maniera fortemente molecolare. È un bisogno di collegamento delle informazioni in una forma diversa da quella resa possibile dal semplice link. Il web oggi è una enorme città di edifici piuttosto bassi, collegati da un'infinità di strade. È molto facile passare da un sito web a un altro, da una pagina di un social network all'altro, cioè la nostra capacità di creare link, di collegare questa informazione è enorme. Ma le informazioni che noi colleghiamo, se andiamo a guardarle isolatamente, hanno una complessità ancora molto molto bassa. Il post di un blog, il tweet, il messaggio di stato di un social network, un articolo su un sito di informazione su un giornale, un oggetto di apprendimento all'interno di una piattaforma di e-learning. Noi oggi lavoriamo con molta informazione molecolare, per così dire. Lavoriamo con siti e strumenti che ci consentono di produrre con facilità e di esporre in rete con facilità queste informazioni molecolari. Una fotografia postata su Flickr o su Picasa, un video postato su YouTube. Siamo diventati molto bravi a inserire in rete informazione molecolare. Cominciamo ad avere bisogno di strumenti che ci consentano di organizzare informazione complessa partendo da questi mattoni che riusciamo a mettere in rete. La mia impressione è che il prossimo passo, il prossimo strumento di cui abbiamo bisogno, è uno strumento che in qualche modo è legato a questo, alla costruzione di, a partire da questi mattoni, di complessità. Se noi volessimo provare a fare una così un paragone un po' ardito fra l'evoluzione del web e l'evoluzione sociale, potremmo dire che da una società di raccoglitori che all'inizio raccoglievano informazioni qua e là in un web fatto soprattutto di informazione messa da altri, siamo passati a un meccanismo con il web 2.0 a un meccanismo di commercio e diciamo artigianato e commercio che lavora sulla produzione di informazione, ma di informazione prodotta ancora come dire in piccolo dal singolo artigiano che si prepara il suo pezzetto di informazione. E dobbiamo passare all'età delle cattedrali, cioè all'età della costruzione di oggetti informativi complessi, di complessità verticale e non solo questa enorme complessità orizzontale che caratterizza il web oggi. Quando tanti critici ci dicono
non so, il titolo famoso del libro di Nicholas Carr, Internet ci rende stupidi, e sono in tanti a sostenere che il carattere frammentato e frammentario del web sia una sorta di limite, anzi di caratteristica che ci abitua, ci disabitua al ragionamento, alla costruzione complessa. Questa tesi, che chi usa, chi frequenta il web, tende naturalmente a rifiutare, nel senso che noi siamo talmente abituati a utilizzare strumenti diversi del web come parte dell'armamentario di strumenti con cui produciamo pensiero, informazione, didattica, mediazione informativa, a seconda del nostro mestiere, che l'idea, diciamo, che il web renda stupidi ci appare immediatamente, probabilmente a molti di noi appare immediatamente un'idea abbastanza stupida. Però dietro questa idea c'è un aspetto su cui dovremmo stare attenti, che è proprio l'aspetto della cura della complessità. È vero che noi abbiamo a disposizione un'infinità di strumenti in rete, che per esempio li usiamo per fare didattica, per esempio li usiamo per fare lezione, oppure per fare mediazione informativa, oppure li usiamo per fare informazione se facciamo i giornalisti. Ma è anche vero che questi strumenti che abbiamo si basano in genere su organizzazioni, modalità di organizzazione dell'informazione che sono ancora fortemente molecolari. Allora, diventa interessante riflettere sugli strumenti che aiutano a costruire complessità. La mia impressione è, se dovessi indicare alcuni strumenti legati, per così dire, al web. Non gli diamo un numero, perché appunto se no ricadiamo in questa retorica dei numeri successivi in cui troppi numeri sono già impegnati, ma proviamo a chiamarlo per esempio Web C, il web della complessità. Se noi pensiamo che questo è il passo successivo, cioè il web in cui abbiamo strumenti capaci di organizzare in maniera complessa questi mattoncini che il Web 2 ci permette di inserire in rete e far circolare, allora, se il passaggio successivo è usarli per cominciare a costruire degli edifici robusti e solidi, allora degli strumenti come Storify, per esempio, che è un sito, possiamo provare anzi ad utilizzare lo strumento che stiamo usando per le conferenze, quindi Google Hangout, come abbiamo detto prima, anche per condividere finestre, e posso provare a farvi vedere attraverso lo screen share di Google Hangout la pagina web di Storify. Vediamo se il meccanismo funziona. Dovreste a questo punto tra un secondo vedere la finestra di Storify, eccola. Al posto del mio volto, Storify è un meccanismo www.storify.com che consente di creare storie partendo da. Adesso vi inserisco anche in chat l'indirizzo. Partendo da mattoni presi da strumenti diversi. Si possono prendere dei tweet, si possono prendere delle fotografie inserite per esempio su Flickr o su Picasa, si possono prendere dei post di un blog, e in generale si può prendere tutto quello che può essere trasformato in un item, in un oggetto informativo all'interno di un feed RSS, all'interno di un flusso. Quindi Storify usa come materiale di costruzione i feed RSS, gli item dei feed RSS, ma fa quello che tecnicamente si chiama spesso mashup, la capacità di mescolare, ma mashup evoca le mashed potatoes, evita qualcosa di mescolato in maniera forse un po' confusa. Ecco, in realtà quello che noi possiamo fare con strumenti di questo tipo è sì mescolare, ma mescolare in maniera organizzata, costruire. Si tratta naturalmente di una possibilità, di un esempio, se ne potrebbero fare degli altri.
che in qualche modo sono tutti quanti collegati da questa stessa caratteristica. Il fatto di costruire strutture, molto spesso costruire strutture che sono in qualche modo strutture narrative organizzate, partendo da informazione elementare. Faccio un altro di questi esempi. Scoop.it, che probabilmente qualcuno di voi conosce, costruire idee, costruire quasi una propria rivista personale. Anche qui l'indirizzo ve lo inserisco in chat. E anche questo è uno strumento che consente di costruire qualcosa di compresso, una specie di rivista, qualcosa di diverso da un semplice blog, perché questa rivista può prendere e assorbire contenuti da molte fonti diverse, non necessariamente tutte di chi le organizza. Io posso anche non metterci niente di mio in una pagina di Storyfy o in una pagina di Scoop.it, ci metto soltanto materiali che in qualche modo trovo e prendo in rete. Cosa manca ancora a questi strumenti? Probabilmente, ma Storyfy per esempio si è già organizzata per renderlo possibile, probabilmente un aspetto importante è la colla narrativa. Giustamente si dice Scoop.it una sorta di rassegna stampa. È effettivamente una sorta di rassegna stampa organizzata, in cui manca probabilmente la possibilità di poter aggiungere quella colla narrativa che ci permette di collegare bene tra di loro gli oggetti informativi, gli item che richiamiamo e aggreghiamo all'interno di questa pagina. In sostanza abbiamo degli aggregatori, Flipboard è un altro esempio molto utilizzato per iPad, per Android, che usano degli strumenti di impaginazione grafica che aiutano in qualche modo a rendere uniforme un insieme di informazioni prese in realtà da parti diverse. Questo è un primo passo, ma noi oltre a renderle uniformi e impaginarle insieme, vogliamo anche poter in qualche modo aggiungere quella salsa, quel condimento narrativo che spiega perché abbiamo scelto di inserire in quella determinata pagina di Scoop.it, per esempio, quella o quell'altra informazione, cioè in base a quali criteri abbiamo scelto queste informazioni. Questo su Storyfy si può già fare, cioè su Storyfy, oltre ad aggiungere informazioni prese di qua e di là, e quindi un mashup informativo, io posso già oggi aggiungere del mio testo, delle mie informazioni, dei materiali aggiuntivi che collegano, che fanno questa funzione importante di raccordare queste informazioni. Se noi consideriamo questi strumenti di aggregazione e costruzione che partono dal mashup, ma cercano di superare il puro minestrone, diciamo, per andare in qualcosa di in un piatto organizzato ed elaborato in cui siano presenze anche le salse e i tocchi dello chef, allora io non mi limito più a prendere da una parte il pezzo di carne, dall'altra la verdura, dall'altro il sale, ma a queste cose qui le collego insieme in maniera da dare un senso al fatto di avere preso questa e quest'altra informazione. Una sorta di linea editoriale o, diciamo, una sorta di cornice narrativa e organizzata che dà un senso alla costruzione dell'edificio. Possiamo pensarla, se vogliamo usare un'altra metafora, come l'aggiunta della calce ai mattoni. Noi abbiamo i mattoni che prendiamo di qua e di là e che sono mattoni di informazione. Se vogliamo costruirci un edificio robusto, abbiamo bisogno anche della calce, cioè di qualcosa che dia un senso al fatto che quei mattoni stiano insieme. Questo tipo di applicazioni, secondo me, cominciano a essere applicazioni che prefigurano un web di oggetti informativi complessi. E ho l'impressione che questo web di oggetti informativi complessi sia un passaggio anche necessario nell'andare dal web 2 al web semantico o al web linked data, cioè abbiamo appunto bisogno di collante, connettivi, abbiamo bisogno
di strumenti di narrazione o argomentazione complessa che siano capaci di sfruttare l'enorme ricchezza della rete. Ed è in questo punto, in questo momento, che ci renderemo conto che i mattoni che usiamo meglio in questi edifici complessi sono i mattoni che sono anche ben descritti semanticamente e accompagnati da tutti i loro strumenti link e data. Cioè ci accorgeremo che nel costruire edifici complessi, i materiali che fanno già parte in qualche modo del progetto Linked Data sono dei materiali di costruzione particolarmente validi, funzionano particolarmente bene. E questo è un prerequisito essenziale perché sia l'utente a rendersi conto di quanto è importante avere, materiali ben organizzati e ben descritti. La spinta a inserire, con questa specie di iniezione di metadati, inserire semantica in maniera standardizzata nel web è una spinta che può essere enormemente facilitata nel momento in cui noi ci rendiamo conto che questa iniezione di metadati e di semantica rende molto più robusti i nostri mattoni informativi e li rende molto più adatti a far parte dell'edificio, del web C, del web della complessità. Questo è un pochino, diciamo, l'idea generale che volevo dare in questo intervento, cioè un'idea in cui si dice come il concetto di Web 2 è un concetto abbastanza vago e complesso e ne fanno parte diverse componenti, probabilmente anche cercare di riflettere su cosa viene dopo il Web 2 vuol dire richiamare in maniera abbastanza complessa tratti distintivi diversi, elementi diversi, ma sicuramente uno di questi elementi è la capacità di costruzione di complessità. Una capacità di costruzione di complessità che credo sia probabilmente il prossimo passo di cui abbiamo veramente bisogno nel lavorare sul web. Vedo che c'è qualcuno che si lamenta di problemi nel sentire, però penso di poter dedurre dalle altre domande che sono circolate sulla chat, che la maggior parte delle persone ha potuto, può seguire abbastanza bene anche diciamo, l'audio dell'intervento. Spero anche che abbia funzionato bene il meccanismo, diciamo, di montaggio qua e là di alcuni elementi presi dalla rete, alcune pagine, e quindi credo che ci sia stato appunto un problema specifico dal lato probabilmente della banda, in alcuni casi questi problemi di banda si presentano soprattutto quando ci sono dei collegamenti wireless, ma per il resto direi che possiamo essere abbastanza soddisfatti anche del nostro personale tentativo di costruzione di complessità, che è a sua volta un esempio, perché non è detto che si debba trattare soltanto di informazione così testuale o. Anche qui quello che noi abbiamo fatto è cercare di prendere strumenti diversi, ciascuno dei quali ci dà un pezzettino del totale che stiamo cercando, cioè la chat da una parte, Google Hangout dall'altra, YouTube come strumento di ritrasmissione in diretta di quello che succede dentro un Hangout, dentro una videoconferenza Google. E queste cose qui le abbiamo messe insieme e il risultato complessivo del mettere insieme queste cose è uno strumento che ha una complessità maggiore e anche una potenza d'uso maggiore di quella delle singole parti isolate. E anche in questo caso, diciamo, quello che abbiamo fatto è un pochino un esempio di costruzione di strumenti più complessi, di strumenti in qualche modo legati alla complessità. Ma di nuovo, quando adesso abbandoneremo questo video di questa lezione su YouTube, ecco che questo video di questa lezione su YouTube sarà un pezzettino. Sarà un pezzetto da solo, un pezzetto isolato. Avremo bisogno di strumenti che ci permettono di raccordare questi pezzetti isolati. E nel campo delle lezioni, per esempio, se voi andate a guardare come è cresciuto, come si è sviluppato iTunes University, e credo che anche questa micro lezione andrà poi dopo tra i materiali dell'Università della Tuscia su iTunes University, vedete che iTunes University nasce per organizzare, è un esempio tra i tanti, non voglio fare in particolare pubblicità alla Apple rispetto ad altri, ma l'Apple
sicuramente in questo caso ha avuto il merito di costruire uno strumento che permette di mettere insieme le singole lezioni, le singole videoconferenze, i singoli interventi registrati, in particolare lezioni di un'università, permette di metterli insieme e organizzarle in corsi. Per ciascuno di questi corsi ci può essere il syllabus del corso, cioè il programma, gli obiettivi. Per ciascuno di questi corsi ci può essere quindi il curriculum, ci possono essere le letture consigliate, ci possono essere delle dispense, ci possono essere dei test. E tutti questi materiali integrano la lezione registrata e danno un'organizzazione, costruiscono complessità. Anche iTunes U, che è il nome di iTunes University, adesso l'ho passato anche in chat, anche iTunes U è uno strumento che costruisce complessità, che aiuta a costruire complessità partendo da mattoni relativamente semplici. Chi di voi ha un iPhone o un iPad e non avesse mai provato iTunes University, io consiglio sicuramente di provarlo, di scaricare l'applicazione che è gratuita e andare a guardare quali sono i contenuti che sono disponibili su iTunes University e vedete come dalla singola lezione, dal singolo mattoncino informativo, si costruisce anche in quel caso un edificio sulla base di un modello che abbiamo già, che è un modello robusto, che è il modello degli edifici dei corsi universitari che vengono erogati dalle università. Molto spesso l'università della Tuscia è già su iTunes U, su iTunes University, e vedrete che tra i materiali dell'università della Tuscia che sono su iTunes University sono anche alcuni dei materiali del master, non solo quelli, ci trovate anche delle bellissime lezioni che spaziano dalla letteratura ceca a storie cinema o storia delle migrazioni. Trovate una prima galleria e sono tutte cose fatte in maniera, come dire, non professionale. Non abbiamo né un budget né un'organizzazione fissa e stabile che permette di registrare sistematicamente le lezioni dell'università, cosa che sarebbe auspicabile, cosa che in un format con un'organizzazione un po' diversa fa, per esempio, l'Università Federico II con un progetto molto bello, che anche questo trovate in rete, e che si chiama Federica. Se voi cercate Federica su Google, prima di Federica Pellegrini vi dovrebbe arrivare, a meno che vi dovrebbe arrivare il progetto Federica dell'Università Federico II di Napoli, ed è anche quello un bel progetto di organizzazione di contenuti. Ripeto, sono alcuni esempi, ma sono esempi delle situazioni in cui si passa da mattoni singoli di informazione a informazione complessa. In un certo senso, la stessa adozione da parte di Facebook dell'idea di timeline che nel momento in cui è stata introdotta la timeline di Facebook, ha provocato un certo sgomento in molti utenti. Ma cosa c'è dietro all'idea di timeline? C'è l'idea di trasformare i nostri post più o meno estemporanei, i nostri messaggi di status, le nostre fotografie, in qualcosa che è unificato da una struttura più forte, che è la struttura più semplice che poteva venire fuori su uno strumento come Facebook, cioè la struttura del diario, della cronologia, della nostra storia personale. La timeline di Facebook diventa uno strumento di storificazione, di narrazione, che trasforma i nostri post in momenti di una vita, in cui noi abbiamo la possibilità di aggiungere anche post che riguardano il passato, abbiamo la possibilità di aggiungere le fotografie di quando eravamo bambini. E tutta questa cosa qui diventa parte appunto di una struttura narrativa. La timeline ha un'interfaccia, sono d'accordo con Angela, molto infelice. Ci sono diverse proposte, sembra che la vogliano in qualche modo rivedere. L'organizzazione in due colonne sicuramente è un aspetto abbastanza infelice oggi della timeline, ma la timeline è un tentativo di aggiunta di collante narrativo, di una struttura narrativa. Quello su cui Facebook è assolutamente carente, ha perfettamente ragione Francesco, è il meccanismo di recupero dell'informazione.
Io faccio la timeline, la prima cosa che devo dare è uno strumentino per dire allora torniamo al giugno del 2006, per esempio. Nel 2006 Facebook non c'era ancora come cosa aperta, c'era già come esperimento chiuso, ma non ancora come piattaforma aperta probabilmente. Ma naturalmente io posso comunque pensare che con la struttura della timeline io recupero il 2006, recupero anche il 1990, recupero il 1970, però devo dare degli strumenti immediati per andarci, devo dare degli strumenti immediati per il recupero dell'informazione, devo poter fare una ricerca sulla mia timeline. Da questo punto di vista Facebook è ancora estremamente carente. Mi ha dato uno strumento di organizzazione narrativa dei contenuti, ma non mi dà gli strumenti adatti per navigarci dentro. Quindi in questo momento, secondo me, una parte delle perplessità legate all'uso della timeline deriva anche dal fatto che è uno strumento dato a metà. L'idea, secondo me, è buona, cioè se io faccio un social network come Facebook, la struttura narrativa utile che posso utilizzare è quella della storia della vita. Facebook come registrazione progressiva di una storia di quello che si fa, ma gli strumenti che poi dopo sono aggiunti per permettere di fare questo sono strumenti che sono estremamente deboli e non molto ben organizzati. In un certo senso la timeline come oggi è una specie di versione 1.0 di qualcosa che può diventare, secondo me, molto più utile se fosse organizzata meglio. E credo che uno stupore che abbiamo avuto in parecchi è il fatto che una volta introdotta la timeline non sono stati introdotti con subito gli strumenti che servono a renderla usabile. Poi naturalmente davanti a una questione come quella dei social network, della storia della propria vita, cosa delicatissima, il problema della privacy naturalmente si pone. La timeline potrebbe presentarsi diversamente a persone diverse. Io potrei inserire alcuni elementi nella mia timeline che lascio privati, alcuni elementi che sono visibili solo ad alcuni elementi che sono visibili a tutti, e per poterlo fare bene devo avere gli strumenti per fidarmi molto di chi gestisce a sua volta la timeline. E io oggi tutta questa grande fiducia nella capacità di rispetto della privacy, eccetera, da parte di grossi soggetti come Facebook, come Google, come lo stesso Amazon, probabilmente non ce l'ho. Bene, mi fermerei qui perché siamo arrivati alle 8 e anche perché più o meno il percorso che volevo fare in questa lezione, che parte dal web 2.0 e cerca di guardare oltre usando un pochino degli occhiali diversi, anche un po' diversi dal solito, pensando che oltre non c'è solo il semantic web, o forse non c'è subito il semantic web, ma ci sono anche cose diverse, in particolare gli strumenti, diciamo, di aggregazione organizzata dei contenuti, di aggregazione narrativa, di aggregazione argomentativa, aggregazione funzionale, ma insomma di costruzione della complessità, sono strumenti che in qualche modo ci aspettano come gradino successivo prima di poter arrivare a un web semantico perfettamente funzionante. Io spero appunto che queste informazioni, queste discussioni, questi temi poi possano essere ripresi anche nel forum tra di voi nelle discussioni. Sono contento anche che questo strumento abbia funzionato bene, che era la prima volta che lo sperimentavamo, e del resto frequentando questo master siete abituati al fatto che il master stesso in molti casi è un po' una sperimentazione continua, primo perché ci dobbiamo divertire anche noi e secondo perché in questo modo cerchiamo di stare dietro a strumenti che possiate utilizzare anche voi a vostra volta. Quindi credo che la sperimentazione abbia avuto successo. Vi accenno soltanto, visto che sveliamo sempre un pochino le carte, che oltre a usare l'Hangout di Google, abbiamo aggiunto all'Hangout di Google una applicazione. Se voi usate l'Hangout di Google avete sempre la possibilità di aggiungere applicazioni, c'è cioè un Add Apps
nella barra di sinistra che vi permette di aggiungere alcune applicazioni preorganizzate, offerte per voi, tra cui per esempio un'applicazione per sfogliare delle slide PowerPoint su SlideShare, quindi potrebbe essere utile se avessimo voluto utilizzare delle slide nella lezione, avevamo modo di farlo. Noi abbiamo aggiunto un'app che si chiama Hangout Toolbox, che consente di aggiungere quei sottotitoli che avete visto lì, consente di aggiungere tutta una serie di effetti musicali, tra cui non questo che sentite, che è un telefono che sta suonando qui accanto a me, ma consente di aggiungere una serie di altri effetti musicali. Possiamo provarne qualcuno, qui per esempio c'è un applauso. Francesco, se si riaffaccia anche lui, ancora è nascosto, ma può riaffacciarsi a questo punto anche lui nell'hangout, e potrete vedere alcuni altri effetti che a sua volta Francesco sta utilizzando, ed è possibile appunto aggiungere per esempio un orologio, cosa che sarà molto utile se dovremo avere delle tappe, è possibile anche cose con orario, e se Francesco passa a questo punto a pieno schermo, io credo che difficilmente è possibile assumere un aspetto più presentabile volendo con questi strumenti, tipo questo. Ecco, vedete come Francesco utilizza questi strumenti per immedesimarsi pienamente nella funzione di nostro capitano. Aspetta che ti mando in onda e ti faccio un applauso. Le folle applaudono. Ok, ora ritorno pallido, va, che è meglio. Benissimo, e direi che su questa nota che ci diciamo dà un'idea anche di alcune potenzialità degli strumenti che abbiamo usato. Vedete che l'orologio in effetti è uno strumento che può essere abbastanza utile se uno dovesse avere degli interventi con dei tempi prefissati. Insomma, sono strumenti che cominciano ad avere un certo interesse, e credo che sia interessante parlarne. Fra l'altro è possibile anche visualizzare direttamente delle singole immagini utilizzando la funzione di overlay customizzato, personalizzato. Io potrei farvi vedere, adesso vado a pescare una qualche immagine qualunque sul mio computer, un'immagine che, ecco, mi sembra in questo caso possa essere particolarmente adatta per indicare quello che si può fare dopo aver seguito con buona coscienza la lezione del master. Ci possiamo dedicare, io spero, adesso ci aspetta un weekend, e speriamo che sia un weekend piacevole come quello che sembra aspettare Paperino in questa immagine. Benissimo, allora con questo direi che con questa immagine di augurio per un weekend rilassante possiamo salutarci, non senza aver fatto anche gli auguri di buone feste a tutti quanti, visto che la prossima lezione live sarà dopo le feste. Ricordate che durante le feste la piattaforma resta perfettamente funzionante, ma noi e voi ci prendiamo un paio di settimane di meritata vacanza, e quindi ci saranno durante le feste un paio di settimane in cui non vi assilleremo con richieste di scelta di percorso, di lavoro per i project work, di lavoro per i moduli e per i materiali. Ci saranno un paio di settimane tranquille durante le feste. Se qualcuno fosse rimasto un po' indietro su qualcosa, può approfittare delle due settimane di feste per recuperare. E intanto a tutti quanti buon Natale, buon Capodanno, buone feste, e ci risentiamo con le lezioni live dopo le feste, nella seconda parte di gennaio.